Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. In questo video parliamo di smartphone e tablet, e questa volta con un tablet Android. E vogliamo vedere la funzione OK Google, che è l'equivalente del Siri di iPhone. Nel video precedente, l'ultima volta che ho parlato di telefonini, abbiamo visto l'assistente vocale di iPhone e a tantissime persone è venuta voglia di averla anche sul proprio cellulare o tablet Android. In questo caso, vediamo come fare. Tutti quanti abbiamo già installata questa funzione e si chiama OK Google. Ce ne sono varie di applicazioni che fanno, che svolgono questo compito, però in realtà OK Google è l'applicazione ufficiale dei sistemi Android e funziona molto bene. Insieme agli amici della live, agli amici delle dirette del mercoledì sera quando siamo in conferenza, con Augusto, con Aldo, con Michele, con Luz, con Francisco, eccetera, eccetera, abbiamo provato a esplorare questa applicazione per poterla presentare qui. Oggi ho un tablet collegato al mio computer. Tu vedi quello che io vedo sullo schermo del mio tablet e di questo ringrazio Valerio che me ne ha omaggiato durante le vacanze di Natale. Lui è un appassionato di tablet e me ne ha regalato uno. Per cui grazie infinite Valerio, grazie a nome di tutti perché così ci permetti di poter avere un sistema Android più aggiornato e anche poter mostrare un tablet finalmente nei nostri video. Bene, allora. Oggi usiamo un tablet perché è più recente, però questa funzione OK Google ce l'abbiamo anche sui telefonini. Allora, dov'è questa funzione? Intanto, c'è su tutti i telefonini? Sì, su quelli più recenti. Su tutti i telefonini o tablet? Sì, su quelli più recenti. Dobbiamo vedere quale versione di Android abbiamo nel nostro dispositivo. Quindi vado in tutte le applicazioni perché voglio andare in impostazioni. Ah beh, allora ci vado direttamente da qua. Vado in impostazioni, premo col dito, mi appaiono la schermata delle impostazioni con un leggero ritardo sullo schermo del computer rispetto a quello che mi appare sul display del dispositivo e vado su informazioni sul tablet in questo caso. E vediamo che cosa mi dice. Mi interessa sapere la versione di Android. Eccola qua, versione di Android 6.0.1. Questa funzione, questo OK Google funziona dalla versione 4.4, probabilmente anche dalla versione 3.5, ma consideriamo la versione 4.4 già pronta a funzionare con OK Google. Per cui ci accontentiamo di quella, ormai le altre sono abbastanza obsolete comunque. Per cui da qui in avanti si può usare. Quindi vuol dire che sul mio dispositivo dovrebbe esserci questo assistente vocale OK Google. Andiamo a cercarlo. Dove può essere? Di solito negli ultimi modelli di smartphone o tablet è presa l'abitudine di creare una cartella contenente quasi tutte le applicazioni di Google. In questo caso io ce l'ho già qui pronta. Ho guardato, ho provato a scorrere sul mio tablet per vedere quali altre applicazioni ci sono. E ho visto che, eccole qua, da qua posso entrare e vederle tutte, quindi qua posso guardarmi intorno. Ecco, questa applicazione qui è OK Google, quindi io la vedo direttamente qui. Questo è un tablet marca Lenovo. Oppure, come dicevo, molti telefonini, ora ho premuto il tasto centrale per tornare nella schermata iniziale, ce l'hanno dentro una cartella. Vado ad aprirla. Eccola qua, questa è una cartella che raccoglie le applicazioni di Google e qui c'è dentro OK Google. Questa G qui è quella che poi noi utilizzeremo per assistente vocale come OK Google. Prima di utilizzarla, vediamo se è aggiornata, cioè aggiorniamo il sistema per essere certi che tutto quanto funzioni a dovere. Se tu hai il tuo dispositivo che ha la versione di Android giusta 4.4 o superiore, quindi 5, 6, 4.8, quello che sarà,
ma non hai questa applicazione OK Google, puoi comunque scaricarla dal Play Store, quindi da qui. Per cui noi adesso andiamo qui nel Play Store perché vogliamo aggiornarla, vogliamo essere certi che questa applicazione sia all'ultimo aggiornamento, quindi con tutte le funzionalità. Premo lì sopra, ok, arrivo nel Play Store e là in alto, qui dove c'è scritto ora Google Play, vado a scrivere Google. Fatto, diamo un cerca con la lente e questa è la mia applicazione. Quindi qui trova le varie applicazioni di Google, questa è quella che ci interessa. Ci premo sopra. Nel mio caso potrei aggiornarla, allora la aggiorno. Bene, l'applicazione è in fase di installazione, è stata scaricata, è stato scaricato l'aggiornamento perché era già caricata nel mio dispositivo e ora attendo che venga installata. Applicazione aggiornata, potrei andare direttamente qui e dire apri, ma preferisco tornare fuori e fare finta che sia una giornata qualunque, quindi una di quelle in cui decido di utilizzare il mio dispositivo. Quindi vado sulla schermata principale, apro la cartella delle applicazioni Google e scelgo Google e vediamo cosa succede. Ecco, lui si prepara e mi dà varie funzioni. In realtà ora io dovrei provare a dire OK Google. In questo modo si attiva e qui mi dice OK, utilizza la ricerca vocale in qualsiasi schermata. Mi piace questa qui della qualsiasi schermata e la mettiamo subito perché è molto comoda. Allora faccio avanti. OK Google. OK Google. OK Google. Bene, lui ha voluto che io pronunciassi per tre volte la frase OK Google per capire bene come la pronuncio, per abituarsi al tono della mia voce e al mio accento. Adesso gli dico sì, accetto. Questa cosa qui, allora devo dargli il PIN. Fatto e poi devo dirgli fine. Questa cosa renderà possibile l'utilizzo dell'applicazione senza mani in qualsiasi momento. Proviamo, deve esserci lo schermo illuminato. Allora io sono qui in una qualsiasi schermata del mio tablet e dico OK Google. Cerca Associazione Maggiolina. Ed ecco che su internet lui mi ha trovato il sito AS Maggiolina YouTube, perché è quello più rappresentativo dato che abbiamo un sacco di video, ma trova anche i siti dell'associazionemaggiolina.it. Eccolo qua, www.associazionemaggiolina.it. Io potrei cliccare per raggiungerlo. Quindi con il cerca io posso pronunciare una frase di quello che cerco e lui mi va in internet a trovarmi le cose. Ma non solo. Allora, torniamo fuori. OK Google. Navigare a Roma. E anche in questo caso mi fa una ricerca, però mi ha fatto una ricerca internet. E dopo avermi fatto questa ricerca internet, da solo, io non sto facendo nulla, lui mi sta attivando il navigatore. Facciamo un'ulteriore prova. Io vorrei che oltre alla ricerca su internet lui mi facesse delle cose oggettive, come abbiamo visto fare a Siri nel video sugli iPhone. OK Google, imposta la sveglia alle 19.
Perfetto, la sveglia sarà attivata alle ore 19, quindi semplicemente con i comandi vocali ho potuto impostare la sveglia. Ok Google, timer 10 minuti. Ed ecco che mi ha impostato un timer, un conto alla rovescia di 10 minuti. Ok Google, apri la sveglia. Ecco modo mi ha aperto l'applicazione sveglia e io posso andare a disattivare la sveglia delle 19, quindi la vado a spegnere. E dovrei poter andare anche nel timer da qua, dove c'è la clessidra. Eccolo qua, quello che sta contando indietro dei 10 minuti. Eccolo che è arrivato anche sullo schermo e anche in questo caso lo posso fermare e cestinare col cestino. Bene, torno allo schermo principale. Cos'altro gli posso chiedere? Ok, Google. Nuovo appuntamento sabato ore 10, andare dal meccanico. Benissimo, per cui sabato prossimo, 3 febbraio, mi ricorderà che devo andare dal meccanico. C'è da impostare l'orario qui perché ore 10 è messo nella descrizione, nel titolo, per cui io posso andare, devo andarci con le dita, ed impostare l'orario. In questo caso gli dirò alle 10 di mattina, eccolo qua. E poi ok. Il segreto è riuscire a dire le frasi nell'ordine giusto, le parole nell'ordine giusto. E con Augusto abbiamo fatto varie prove. L'ok per confermare l'appuntamento. Torno fuori. Proviamo ad impostare un promemoria. Ok Google, nuovo promemoria, ore 20, andare al corso. Perfetto, e ora lo posso confermare qui con il mio visto. Ecco fatto. Torniamo sulla schermata principale. Proviamo. Ok Google, ascoltare la musica. In questo caso io però non ho canzoni nel mio tablet, altrimenti avrei potuto dire quale canzone avrei voluto sentire e me l'avrebbe fatta sentire. In questo caso lui ha fatto una ricerca su internet dove mi dice quali sono le app che potrei utilizzare per ascoltare la musica. Torno nella schermata principale. Vediamo qualche cosa di questo genere. Ok Google, conversione euro sterlina. Ed ecco che mi dà la conversione euro sterlina. In questo caso io ho una sterlina uguale 1,14 euro. Io ho detto euro sterlina. Ok Google, conversione sterlina euro. E in questo caso mette l'euro, quindi l'unità 1 euro uguale a 0,88 sterline in questo momento. Quindi questi dati vengono attivati, vengono prelevati dalla rete. Perché funzioni questo assistente vocale, c'è bisogno che il tuo dispositivo sia collegato ad internet. Quindi devi avere l'abbonamento, le varie cose per poter accedere ad internet. Vediamo se c'è qualche altra applicazione che ci può interessare. Ah, si può anche telefonare. Ora io non ho la SIM nel mio telefonino, quindi nel mio tablet, per cui quando gli darò il comando non sarà in grado di farlo, ma se ci fosse lo farebbe. Ok Google,
Chiama Mattia. E qui mi dice non posso ancora telefonare perché il tablet non ha la SIM al suo interno. Dovrebbe poter aprire un po' anche quasi tutte le altre app. Ah, proviamo così. Ok Google, apri calcolatrice. E a questo punto io posso utilizzare la mia calcolatrice. Eccetera, eccetera, eccetera. Proviamone un'ultima. Ah, una cosa simpatica è anche quella di mandare i messaggi. Ok Google, nuovo SMS a Mattia. Anche quello il mio tablet non può farlo sempre perché non c'è la SIM, però è una funzione che si potrebbe utilizzare. Voglio provare ad aprire una qualsiasi applicazione come ultima cosa. Ok Google, apri registratore suoni. Bello, è partito. Ok Google, apri radio. In questo caso ha cercato una radio, ma io dovrei avercela già l'applicazione radio nel mio telefono, radio FM. Ok Google, apri radio FM. Ed ecco che pronunciando le parole giuste si apre l'applicazione giusta. In questo caso mi sta dicendo, guarda che non c'è l'antenna, non posso utilizzarlo. Ci vogliono le cuffie perché l'applicazione radio FM funzioni, quindi il tuo tablet, il tuo telefonino diventi un ricevitore di onde radio in FM, quindi ascoltare le radio come in macchina. C'è bisogno di inserire le cuffie che ti permetteranno di ascoltare la radio solo a te e anche hanno la funzione di antenna. Ok, direi che è un po' tutto, si possono fare tante cose, abbiamo visto, e si tratta solo di abituarsi un po' alle parole giuste. Un'ultima cosa prima di salutarci, vorrei vedere come si fa a disattivare questa funzione OK Google, perché magari non voglio che ci sia questa funzione totalmente vocale, anche se mi piace. E quindi andiamo là dove posso gestirla. Prima l'abbiamo attivata perché era la prima volta che utilizzavamo la funzione e si è attivata con facilità. Ma se io adesso volessi andare a toglierla o se successivamente volessi tornare ad accenderla, come devo fare? Proviamo. Allora, risveglio il dispositivo, raggiungo la funzione che mi interessa, non posso pronunciare il suo nome, altrimenti entrerebbe in funzione, quindi clicco su Google, vado sull'icona dell'applicazione che mi interessa, cioè questa, di cui non pronuncio il nome, e vado sulle impostazioni, qui, impostazioni, e poi vado su impostazioni nuovamente quindi su voce e quindi su questo rilevamento della frase che a noi interessa che non leggo perché altrimenti partirebbe posso togliere questa cosa questo spunta qui. Per cui adesso la parola OK Google non entra in funzione da qualsiasi applicazione, da qualsiasi schermata. Quindi ho tolto da qualsiasi schermata, sono andato fuori. Se dico OK Google non entra più in funzione. Devo per forza andare nella mia applicazione e dire OK Google. E a questo punto lui mi ascolta. Ecco, per cui torna a funzionare senza però attivarsi vocalmente semplicemente con OK Google. Penso che mi piacerà di più l'attivazione vocale perché risparmio del tempo, però si può spegnere. Ti invito a scrivere nei commenti come ti piace usarlo, qual è la cosa che ti piace di più fare con
con questo assistente vocale e a scrivere il comando, quindi la sequenza dei comandi, quando pronunci la frase che serve per risvegliarlo e poi anche cosa gli dici in quale sequenza, in modo che chi legge i commenti, me compreso, possiamo imparare ad utilizzarlo meglio. Ti invito a mettere anche un mi piace se ti è piaciuto il video e naturalmente ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto, perché per me è veramente molto importante. Ti do appuntamento ad un prossimo video dell'Associazione Culturale Maggiolina. Ciao!